E ora il calcio, andiamo in diretta dall'Aquila con Enrico Giancarli per parlare del campionato appena vinto dai rossoblù che salgono nel campionato di promozione. A te la linea, Enrico. Enrico. Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio in collegamento diretto dall'Aquila, alle nostre spalle la Fontana Luminosa, con me il direttore tecnico dell'Aquila Maurizio Ianni. Ciao Maurizio, buon Ciao pomeriggio, grazie Enrico. per aver accettato il nostro invito in diretta al TG8 per raccontare della vittoria di un campionato. Non è mai semplice vincere. Assolutamente sì, non è mai facile vincere un campionato, non lo era anche perché siamo partiti in ritardo e senza sapere la categoria di appartenenza, però era doveroso fare questo tipo di campionato, ci siamo riusciti e guardiamo al futuro perché questa deve essere una ripartenza anche per il calcio in città. Dalla prima categoria in promozione, tra qualche mese l'Aquila si presenterà ai nastri di partenza come grande favorita, però adesso al di là del calcio giocato mi sembra giusto e doveroso lanciare un appello. Quest'anno si è andati avanti con la sponsorizzazione dell'ingegner Penzi, Marco De Paolis presidente, però per programmare ci vuole una struttura societaria di soci forti. Ah, quest'anno è stato impostato il discorso sulla persona di Marco De Paolis, di Piccinini, dell'ingegner Penzi che ci ha dato una mano, di alcuni sponsor. È normale che è stato fatto un grande lavoro in ripartenza, adesso la società deve, come sta facendo, deve muoversi per strutturarsi in maniera adeguata e affrontare le prossime sfide future, che sono impegnative. Tra l'altro, solo una notazione tecnica, chiaramente Cappellacci, progetto tecnico, andrà avanti. Ma per quello che mi riguarda assolutamente sì, è normale che come in tutte le fasi, in un momento in cui anche la società sta guardando al futuro e va strutturandosi, si faranno delle valutazioni, ma credo che questo progetto tecnico sia stato impostato proprio in ottica futura e quindi la figura di Roberto Cappellacci è una figura di primo piano in questo progetto tecnico. Se è vero che durante l'anno, durante il campionato di prima categoria, diciamo che nessuno si è interessato all'Aquila Calcio, ci risulta che in questo periodo comincia a essere più appetibile la società. Cosa c'è di vero? Ma io dico innanzitutto che l'Aquila ha una visibilità importante, una società nuova e pulita, senza debiti. È stato fatto già il primo passo, quello di vincere il primo campionato, quindi è normale che agli occhi anche di possibili entrate, agli occhi di possibili investitori, sia in questo momento ancora più appetibile che l'anno scorso. Ma c'è qualcosa? Si sta muovendo qualcosa? Ma la società, come ti ho detto Enrico, attraverso l'avvocato De Paulis si sta muovendo per far sì che questa struttura societaria diventi più forte e diventi una società che sia in grado di reggere le sfide che competono all'Aquila. Per cui si sta lavorando con serietà, come sempre, siamo tutte persone dell'Aquila, il presidente aquilano, vogliamo il bene di questa città e lo abbiamo dimostrato già quest'anno. Quindi noi continueremo a lavorare per far sì che questi colori possano veramente far risorgere il calcio all'Aquila e portare in alto il nome di questa bellissima città. Chiudiamo così, direttore Ianni. Si è iniziato con una grande campagna abbonamenti quest'anno, fortemente voluta dalla tifoseria organizzata, numeri clamorosi per la categoria e non solo. Che messaggio si sente di dare, Maurizio, di lanciare Maurizio Ianni alla tifoseria e alla piazza dell'Aquila? Ma sicuramente i tifosi hanno dato l'esempio. C'è stato un grosso apporto da parte di tutta la tifoseria organizzata, però dobbiamo fare ancora un passo ulteriore perché questa città deve ancora stringersi intorno a questa società e a questa squadra. Pertanto ci sarà da lavorare anche in questo senso e io quello che auspico è che veramente ognuno faccia la sua parte e si possa ricreare quel clima di unità, quel clima di sinergia in tutta la città affinché lo sport possa tornare ad alti livelli. Perfetto, io ringrazio il direttore tecnico dell'Aquila Maurizio Ianni. Se non ci sono domande da studio, direttore, no, perfetto, ti Bene. restituisco la linea. Grazie, Grazie e buon proseguimento. grazie, grazie, grazie Enrico.